Il Paradiso 7, anticipazioni fino al Roberto fa una proposta a Gemma. Arrivano le nuove anticipazioni settimanali del Paradiso delle Signore 7, che dal 20 al 24 marzo vedrà diversi colpi di scena per i protagonisti della Milano degli anni 60. Per Gloria arriverà il momento di una dolorosa decisione e dopo aver visto che Ezio non ha nessuna intenzione di vivere la loro relazione alla luce del sole, deciderà di troncare e penserà di raggiungere sua figlia negli USA. Gemma, invece, riceverà una proposta da parte di Roberto e le loro vite potrebbero cambiare per sempre. Alla luce dei progetti di Tancredi, Adelaide si schiererà nettamente dalla parte di Vittorio, mentre Vito desterà dei sospetti in Irene e Francesco. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 decalitro 20 al 24 marzo raccontano che Ezio continuerà a occuparsi di Veronica e Gemma, continuando a portare avanti la relazione clandestina con Gloria, ma la donna non sarà più d'accordo. Quindi Moro si vedrà costretto a rinunciare al suo sogno d'amore con Colombo. Inoltre si renderà anche conto che restare a Milano la porterebbe solo a soffrire e quindi penserà di dare un taglio netto con il passato e raggiungere Stefania negli Stati Uniti, iniziando una nuova vita lontano da tutto. Nel frattempo, Gemma parlerà con Roberto della sua gravidanza e della decisione di far sì che Veronica ed Ezio si prendano cura del bambino che sta per nascere. Qualche giorno dopo, tuttavia, Roberto vedrà Gemma sfilare in abito da sposa e gli verrà in mente un'idea. L'uomo farà alla sua amica una proposta. La settimana dal 20 al 24 marzo al Paradiso delle Signore 7 vedrà protagonista anche Adelaide, che riterrà il progetto di Tancredi e Matilde assolutamente scorretto nei confronti di Vittorio. Alla luce di questo, la contessa prenderà una decisione, cacciando i due coniugi da Villa Guarnieri e schierandosi dalla parte del dottor Conti. Anche Flora prenderà le distanze dal Paradiso andando a lavorare nella galleria con Umberto e il direttore informerà Maria di questa decisione. La signorina Puglisi si scontrerà duramente con la stilista per questo voltafaccia e, spinta anche da Matilde, Flora deciderà di aiutare un'ultima volta la signorina Puglisi con la presentazione degli abiti da sposa. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 decalitro 20 al 24 marzo rivelano che Vito avrà problemi con la sua azienda in Australia e per affrontare la faccenda dirà una bugia a Maria. Irene, intanto, vedrà l'uomo in compagnia di una ragazza misteriosa e inizierà a dubitare sulla sua buona fede. Anche Francesco assisterà a un incontro tra Vito e la ragazza e si domanderà se sia davvero sincero con Maria. Mine caracterul meu de fier, că baie plaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.